Allora, siamo qui con Ludovico Baldessin, amministratore delegato di Edra, e questo progetto è firmato Edra. Sì, questo è un progetto firmato da Edra, firmato con gli amici di DNM, ma anche costruito con grande passione assieme a Stefania Polvani, presidente Simene, e all'amico e collega Antonio Gaudioso, consigliere d'amministrazione di Edra. Tutti uniti a questa straordinaria passione, o come è stato detto oggi, anche mattitudine, per umanizzare le cure, perché è chiaro per noi oggi che per avere un sistema sanitario nazionale più efficace e sostenibile non possiamo non capire qual è il bisogno della persona che abbiamo innanzi, che non è un paziente, è una persona. E quindi questa straordinaria iniziativa Perla, proprio per la persona, serve a dare un framework culturale, ma soprattutto degli strumenti operativi per permettere a chi opera ogni giorno di strutturarsi, organizzarsi e anche certificarsi per trasmettere questo approccio, questo valore, che è quello che ci può permettere di costruire davvero un futuro nettamente migliore per la sanità. E sappiamo oggi quanto ce ne sia bisogno, quanto abbiamo bisogno di capire realmente i bisogni di cura, di salute di ciascuno di noi. Quindi è un progetto innovativo perché va a rispondere ai nuovi bisogni di salute. Allora, va a rispondere da una parte a nuovi bisogni di salute, dall'altra a una comprensione crescente che le cure innanzitutto devono essere sempre più non solo personalizzate ma personali, perché ciascuno di noi ha un bisogno di cura che è diverso, e dall'altra a una consapevolezza crescente che quelli che sono degli standard che sono chiaramente una medicina basata sulle evidenze, sulle linee guida di grandissimo valore, oggi con tante nuove omiche a disposizione, con un incremento anche di quello che è un valore, per esempio, di metriche come Patient Report Outcome, Patient Report Experience, che permettono di cogliere quella dimensione soggettiva ed esperienziale della salute, ci permette di leggere sempre più i bisogni del singolo. Ma questi bisogni dobbiamo capire, dobbiamo riconoscere che la persona che abbiamo innanzi non è un insieme di numeri, ma è una persona. Se riusciamo a fare questo cambio culturale di paradigma, se riconosciamo a rileggere questo modello biopsicosociale, riusciamo ad avere una sanità davvero molto più efficace e davvero molto più rispondente ai bisogni di ogni singolo, e quindi anche molto molto più efficiente e sostenibile.